visto che dietro di me c'è praticamente Dio, non la vedo. Però il punto è che è nuvoloso, quindi non dovrebbe esserci. Ma facciamo il kickboxing di Lupin. Quindi apriamo scaraventando di violenza il d e facciamo Sanji. Cos'è? È caduto il tovagliolo. Che rumore fa un tovagliolo? Che cazzo ha fatto? Catacrash! Doriano, devo fare i grattini, se no poi non si apre. Non si apre. E adesso apriamo l'album delle figure di merda. Non si apre neanche questo. Luppolo che fa il camionista. I camionisti sono camionisti, vuol dire che adesso Lupin è ebreo. Ma è finto. Ma non è nessun adesivo. Ah sì, un figurino, è fintissimo. Guarda, tocca, tocca. È lì, è fintissimo. Qui possiamo vedere Lupin con l'ictus, tutto duro, non si apre, porca puttana. Ah, così si apre, tutto spastico. Ma che marchingegno assurdo. Cioè tu devi tirare fuori tutto duro il disco mobile. Ormai i giochi non hanno più libretti, ma i DVD di Lupin sì. Sommozzatore è la parola più bella del mondo. Qui Lupin in prigione, molto gay, che sta facendo le robe strane al secondino, che secondino me non è una bella cosa. Che battuta di merda. Gaemon che si suicida. Mamma mia, sì, quelle olive sono mie, porco di... Però oh, per 74 euro mi va bene. E adesso non si chiude più. Deuterio, dammi una mano che sei bravo ad aprire l'unboxing, proprio il genere di video. Malvini. Non si chiude. Quindi sono le strisce pedonali quelle. Qui sono tutte le figurine che non avrò mai perché dalla seconda uscita costa 6 euro, poi 10 euro, poi basta e mi rompo i coglioni di spendere soldi per avere Jigen nudo. Qui le scimmie! Qui c'è l'incredibile gioco dell'oca, molto divertente sembra. E io direi iscrivetevi al Funky Taco. Ah! Un polpo molto cattivo!